voglia di fare musica. Musica. Ciao, buongiorno. Intanto, buon weekend, buona domenica. Ci troviamo in video perché? Perché come sempre diamo appuntamento a quello che succederà martedì. Martedì alle 9.15, 9.20, dove passiamo un'oretta insieme a raccontarci di tutto e di più. Sì, lo so che l'altra volta abbiamo parlato più di Sanremo che di altro, ma vi prometto che invece torneremo a trattare i nostri argomenti che vedo anche nei vostri commenti piacciono molto. Tra l'altro facciamo allora un resoconto di quello che è successo. Una delle ultime volte abbiamo parlato di misteri e devo dire che il tema è piaciuto tantissimo, tant'è che mi avete scritto, risposto e mi avete dato anche dei suggerimenti su dei libri da poter leggere legati proprio ai misteri. Non solo libri però mi avete suggerito, ma anche delle storie particolari legate ai vostri luoghi. E allora volevo un po' ricordarvi proprio quello che è stato lanciato, è stato detto da alcuni di voi. Magari nel frattempo qualcuno, insomma, se l'era segnato e ha avuto modo di leggere, perché no? Oppure qualcuno incuriosito si è perso il nome del libro da acquistare. E allora ecco che arrivo io pronta a farmi un resoconto di quello che è successo l'ultima volta. Allora, non so se vi ricordate, ma Mega Naturista, ad esempio, aveva così suggerito il libro Una strega somma lombardo. Giulia De Rolandis è una donna libera, crede nei suoi poteri, non ha paura di vivere seguendo gli impulsi della sua anima e gli insegnamenti di Orsola, la maestra che l'ha guidata lungo l'antica strada della conoscenza. Ma nella Lombardia del XVII secolo, intrighi, pozioni e un pizzico di erotismo possono fare di una donna saggia una strega da temere. Una storia tra leggenda e realtà, una vicenda sempre attuale, laddove ansia di libertà e pensiero alternativo si scontrano con i conformismi del potere. E poi, non so se vi ricordate, ma ad esempio Claudio ci aveva suggerito alcuni libri legati ai misteri. Anzi, Claudio aveva detto tra l'altro che proprio a Savigliano c'erano tantissime leggende sui fantasmi e aveva proposto due libri. Il primo è Leggende popolari del Piemonte di Tarsilia Gattosciano. Che cosa racconta questo libro? Beh, è una regione ai piedi dei monti, punto di incontro tra area linguistico, culturale transalpina e quella padana, consolidata dalle vicende storiche e da secoli di politica sabauda nella sua individualità, già nettamente definita dalla configurazione morfologica. Stiamo parlando appunto del Piemonte, la sua gente, un popolo operoso, paziente, coscienzioso, tenace, rispettoso anche dei principi morali, cauto e non restio nei confronti del nuovo, attaccato alla terra e al lavoro, provato però da guerre e calamità naturali, ma è capace di ritrovare se stesso e la forza per risollevarsi. Alla caratteristica del Piemonte e dei suoi abitanti riporta la tradizione della narrativa popolare che attinge al profondo pozzo dell'immaginoso, in cui sedimentano le fiabe e i miti proprio di ogni tempo e paese, ma in qualche modo va anche un po' a delineare la sua fisionomia, spigolando nelle Langhe, nel Monferrato, nelle vallate alpine. Proprio Tarsilia Gattosciano ha riscoperto e ricostruito i miti, le favole e le leggende tramandate dalla memoria popolare, che ai clamorosi eventi e ai celebri personaggi affianca anche la storia locale, fatta di imprese brigantesche, di rivalità fra comuni, di quotidiana vita paesana. E poi c'è stato Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra, un itinerario questo suggestivo un po' sulle tracce dei fenomeni più misteriosi e inspiegabili del bel paese. Siamo nel 1857 e segna la nascita in Francia di un fenomeno nuovo destinato a scuotere animi, suscitare interesse scientifico e culturale, ovvero stiamo parlando dello spiritismo. L'Italia di fine 800 seguirà con interesse proprio il mondo del paranormale. Quindi nasceranno queste case private, questi circoli
culturali che ospiteranno sedute spiritiche e innescando sempre un maggiore coinvolgimento destinato a dilagare tra il grande pubblico. Insomma, non vi vado a raccontare di più di questo libro, ma vi ricordo Fantasmi d'Italia di Pierluigi Serra. E poi invece cos'è successo? È successo che invece Depeche Mode, beh, lui ci ha parlato di Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli, che non è solo scrittore, ma in questo caso ha realizzato anche dei podcast legati ai misteri d'Italia. E proprio Mistero d'Italia di Carlo Lucarelli è il libro che Depeche Mode ci ha proposto ed è un libro indagine sui più inquietanti misteri della nostra storia recente. Quindi dal caso di Sindona a Calvi o Mattei, da Mauro De Mauro, la banda della Uno Bianca, dal caso Castellari alla strage di Gioia Tauro, insomma Carlo Lucarelli ripercorre con un romanzo noir eventi che hanno tenuto l'Italia proprio con il fiato sospeso e assieme al testo ha appunto realizzato anche questa trasmissione che si chiama Blu Notte, Misteri Italiani, che sono un po' un'integrazione alla narrazione di quello che lui ha scritto nel libro. E poi veniamo a chiudere con Maestro Domenico che invece lui ci ha consigliato di andare a leggere non un libro, bensì proprio a ricercare la storia di un luogo, insomma, anche molto importante dal punto di vista turistico, della storia di Punta Licosa. Leucosia è il mito delle sirene che avvolge la costa cilentana, quindi siamo nel Cilento. Non so se conoscete la leggenda, come diceva Maestro Domenico, della sirena Leucosia. Io non la conoscevo, ma sicuramente uno dei luoghi più belli del Cilento porta appunto il suo nome. Il Cilento è avvolto quindi nel mito e nella leggenda. Brevemente di che cosa parla questa storia? Beh, parla di figure mitologiche, impavidi guerrieri, divinità che popolavano le terre ai tempi antichi. Tra i tanti personaggi legati proprio a Palinuro e al Cilento non potevano mancare le sirene, e in particolare la sirena di Leucosia. Secondo il mito greco, Leucasia, Partenope e Ligea erano le tre sirene che vivevano sugli scogli della baia di Salerno. In origine esse erano compagne di giochi di Persefone ed erano con lei anche quando Ade, dio degli inferi, l'aveva rapita. Fu Demetra a trasformarle in sirene come punizione per non aver cercato di impedire il rapto della figlia. Così Leucosia e le sue sorelle trovarono riparo sugli scogli della costa tirrenica e ben presto divennero un enorme pericolo per i marinai. Infatti, con la dolcezza del loro canto, le tre sirene ammaliavano i naviganti, i quali prendevano il controllo delle imbarcazioni e naufragavano, finendo così per essere poi divorati. La leggenda narra però che le tre sirene non ebbero un destino felice. Eh no, secondo la tradizione raccolta nelle Argonautiche Orfiche, Partenope, Ligeia e Leucosia furono battute nel canto da Orfeo e per la disperazione si gettarono in mare, venendo trasformate in scogli. Quindi, nelle Argonautiche di Apollonio Rodio e nell'opera del poeta ellenistico Licofrene, la loro morte invece è attribuita all'insensibilità di Odisseo, ovvero Ulisse. Ecco che questa storia, insomma, ritorna, l'abbiamo studiata bene o male tutti, no? Sui libri di scuola. Distrutte dal dolore, comunque scelsero di gettarsi in mare, precipitando da un'altra rupe, e il mare condusse i loro corpi, pensate, in località diverse, sulla costa della costa tirrenica. Partenope finì alle fosse del fiume Sebeto, dove poi i Cumani avrebbero fondato l'odierna Napoli. Ligea arrivò fino alle coste calabresi, precisamente a Terrina, città della Magna Grecia, e il corpo di Leucosia emerse nell'acqua del golfo di Paestum, dando il nome proprio all'isoletta presso questa città, ovvero Punta Licosa. Ma che bella storia, maestro Domenico, che ci hai raccontato. E allora, a proposito di storie, per chiudere con quello che è il mistero, invece io vi faccio vedere questo libro. Ce ne sono tantissimi, i Ponti del Diavolo, in giro per l'Italia e non solo. Questo libro e altri luoghi misteriosi infernali in Piemonte e Valle d'Aosta di Claudio Santacroce, appunto, racconta un po' che cos'è il diavolo per tutta la cristianità e anche che cos'è un po' la leggenda legato come memoria popolare a questa figura. E quindi ci porta nelle varie città dove appunto ci sono i vari ponti del diavolo.
Chiudendo questa parte dedicata un po' al mistero e alla magia, invece in chiusura volevo farvi vedere alcuni libri che parlano di musica, ma in qualche modo musica sempre legata al mistero o legata, insomma, a degli artisti che, boh, nella loro vita sono stati un po' misteriosi. Quindi partiamo da questo, Storie di ordinaria follia rock di Massimo Padalino. Vi dico solo che all'interno si racconta un po' di alcuni artisti, ad esempio le scuole di intemperanze di James Brown, le paranoie ossessive di Elvis Presley, le turbe acide di Syd Barrett, il marmoreo opportunismo di Nico, la fosca apatia di Nick Drake e tanti tanti altri. Insomma, c'è nel rock una rotella centrale che in modi diversi e imprevedibili d'un tratto inizia a girare male, svitata, storta e sdentata. Il marchingegno allora si imballa, si ingrippa, si schianta, si ferma del tutto, oppure chissà come, dopo aver arrancato un po', riprende a girare. Ed è proprio in questa fase critica che si consuma un momento importante per il rock, forse il più importante. Si identifica ciò con il conflitto tra normalità e anomalia, con la frattura da cui sgorga, anzi zampilla, il linguaggio che decifra l'inganno della consuetudine, dell'accettabile, del buonsenso e del bene. Questa è Storia di ordinaria follia rock e sono 27 i racconti di queste sfumature di follia nera. Massimo Padalino. Poi invece andiamo a questo libro. Beh, sapete che anche su di lui, no? C'è un mistero, no? Che avvolge non solo come per i Beatles, ma anche la sua morte, c'è chi dice che sia ancora vivo, insomma, anche tutta la sua storia ha avuto veramente diciamo così, una storia particolare. Stiamo parlando di Michael Jackson e questo libro che si intitola Moonwalk e che è l'unica e sola autobiografia, la sua vita nelle sue parole. Quindi c'è tutta la straordinaria carriera di Michael Jackson e questo stile di vita estremamente riservato che sono diventati ossessione per milioni di fan e appassionati di tutto il mondo. Quindi, insomma, vi consiglio anche questo libro e dove, oh, scusate, vi ho messo il contrario, ma dove all'interno veramente ci sono anche tante fotografie proprio di Michael Jackson. Poi, il penultimo libro che vi consiglio è Eva Sigal di Brian Morrison. È una biografia sincera e diretta di Brian Morrison, il magnate dell'industria musicale, che fu manager di Pretty Things, Pink Floyd, T-Rex, Jam e George Michael. Questa è la straordinaria storia, si dice, di un fumatore di sigari, imprenditore dell'East End e della sua passione per l'arte, il design, la moda, la musica e il polo. E anche qui scoprirete tantissime cose di questo grande manager che in qualche modo è stato vicino ai grandi artisti. E poi anche lui non c'è più. E poi invece vi consiglio un libro nuovo, 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 appena uscito, no? Fresco, io non l'ho ancora letto, ma mi ha incuriosito un po' l'interno, quindi con foto abbastanza interessanti, ma che è scritto da Ezio Gaetamacchi e Antonio Baciocchi e si intitola Crocodile Rock, storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che unisce musica e animali. Quindi per una volta usciamo un po' dal confine solo musicale e ad esempio, prendo a caso, vi dico solo che ad esempio un racconto è di Zucchero, che dice: quando non ho idea vado in cortile a guardare le galline, e dalle galline insomma mi vengono fuori le idee per scrivere dei libri. Va bene, insomma, mi piace. Tra l'altro non so se vedete, guardate che questa foto è veramente particolare, il cane, lui insomma, Rick Springfield e Ronnie, ecco, che ha utilizzato così per fare la copertina di un album proprio dei Fleetwood Mac. Quindi questo è uno degli altri libri che vi invito a leggere e sono solo uno spunto per quello di cui andremo a parlare martedì mattina. Quindi parleremo ancora di libri, di misteri, ma mi piacerebbe che foste voi a consigliarmi magari qualche libro che proprio avete letto e che magari avete trovato qualcosa di particolare. Io dico sempre che sono libri da leggere sotto l'ombrellone, adesso siamo ancora distanti dall'estate, ma scusate, ma possiamo comunque leggere in qualsiasi momento, magari anche mettendoci
sul divano o fuori sul balcone a prendere un po' di sole, il sole che arriverà presto in primavera. Vi aspetto martedì alle 9:15, puntuali, 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 che poi vi interrogo, mi raccomando. Baci, ciao!